Bentornati con una nuova edizione di Alpi7, il notiziario settimanale della Valle d'Aosta su internet e su web. Dopo un breve stacco pubblicitario vi illustreremo i principali fatti avvenuti in questi ultimi 7 giorni in valle. Restate con noi. Cesa si fa in due per servirvi meglio. In via Giorgio Elter troverete la tradizionale qualità e cortesia del ristorante Cesa. Ma per una pausa pranzo tutta speciale, vi aspettiamo al Risto Bar di Corso Lancieri 13G. Il Risto Bar è aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 8 alle 18. Al ristorante Cesa e al Risto Bar con gusto e qualità. Un incendio è divampato lo scorso 21 marzo in una palazzina sede di Bed and Breakfast in località Croisé, a pochi metri dal municipio di Fenis, per cause da chiarire. Le fiamme hanno interessato solo lievemente il primo piano, adibito a civile abitazione, mentre hanno quasi completamente distrutto i piani superiori, dove erano situati gli alloggi per i turisti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Aosta e Fenis con 6 mezzi di supporto, tra cui 2 autobotti. Sono in corso accertamenti per individuare l'origine delle fiamme. Soltanto un tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Aosta e Sempierra ha permesso di evitare che l'ex hotel Lanterna venisse gravemente danneggiato da un incendio. All'alba di martedì 24 marzo il 115 è stato avvertito della presenza di un focolaio che stava bruciando una parte dell'ampia terrazza in legno dell'albergo. Sul posto sono intervenute 3 squadre di pompieri, un autobotto e un autoscala. Le fiamme sono state spente nel giro di un'ora. Ancora notizie dopo un breve stacco pubblicitario. La tua azienda su aostaoggi.it. Un pensiero vincente per un risultato immediato ed efficace. Aostaoggi.it è il più letto notiziario quotidiano online della Valle d'Aosta. Aostaoggi.it è sempre nei primi posti su Google, cercando le news della Valle. Aostaoggi.it entra nelle case della Valle d'Aosta insieme all'immagine della tua azienda. Non aspettare, le idee vincenti si prendono al volo. Contattaci agli indirizzi in sovraimpressione e da oggi anche la tua azienda farà parte di un'idea vincente. L'ampliamento dell'ospedale regionale di Aosta sarà coordinato e gestito da una società a capitale pubblico della Regione Autonoma Valle d'Aosta. La sua costituzione è stata deliberata dalla Giunta regionale che ha dato mandato alla FinAosta SPA di avviare le procedure. Il progetto del polo ospedaliero unico prevede una spesa di 145 milioni di euro circa. L'edificio che ospita il nosocomio si allargherà verso est, cioè su Viale Ginevra, stravolgendo così la viabilità della zona. Inoltre è previsto un nuovo parcheggio da costruire nella zona sud e riservato ai dipendenti. Per questa opera sarà sottoscritta un'intesa con il Comune di Aosta per l'approvazione dello stralcio funzionale del progetto. Parliamo ancora di lavori pubblici. Prenderanno il via entro l'anno, presumibilmente già in autunno, i lavori di allargamento della strada regionale 28 per Bionaz, nel tratto compreso tra Brivio per Roven ed il ponte sul torrente Artanavaz a Gignot, della lunghezza di circa 500 metri. L'impegno di spesa ammonta a 2,5 milioni di euro. La carreggiata sarà allargata e portata a 9 metri per consentire anche ai veicoli di grandi dimensioni di percorrere agevolmente la strada e verranno eliminate le curve più pericolose. L'intervento dovrebbe concludersi nel giro di un anno e mezzo. Alloggi di lusso ed un piccolo centro commerciale. È già scritto il futuro del 4 stelle Class Hotel, albergo situato alle porte di Aosta che si appresta a chiudere nel mese di aprile. Già nell'agosto 2008 il progetto di un architetto aostano, presentato da una società finanziaria milanese, aveva ottenuto il via libera da parte della commissione edilizia del comune di Aosta.
Il piano prevede la ristrutturazione dell'edificio allo scopo di ricavarne 48 lussuosi appartamenti, locali per delle attività commerciali e 96 posti auto, metà in superficie e metà interrati. I lavori potrebbero iniziare già in estate e terminare tra un anno e mezzo. Nei prossimi mesi in diversi palazzi del centro storico di Aosta saranno effettuati degli importanti traslochi e cambiamenti per dare vita ad un percorso della cultura a servizio dei turisti ma anche dei valdostani. Il primo in ordine cronologico che dovrebbe svolgersi in questi mesi di primavera coinvolge l'ex chiesetta di San Grato in piazzetta De Franchis, che diverrà una sorta di vetrina per i vari eventi culturali. Entro l'autunno sarà invece la volta di Maison Barrier, in via Croce di Città, che ospiterà al piano terra un punto di informazioni sulle attività culturali e dai piani superiori gli uffici del BREL. Infine, Palazzo Roncas, ex caserma dei Carabinieri, situato nell'omonima piazza, ospiterà insieme a Palazzo Lostan la sovrintendenza per i beni e le attività culturali. Chiudiamo con lo sport più popolare seguito in valle. Sono state 201 le bovine che domenica 22 marzo all'Arena delle Cascine di Pont Saint-Martin hanno preso parte alla prima eliminatoria della Battaglia del Reine. In prima categoria il Bosquet è andato a Lingera di Giulio Pinedi Sogne, che ha battuto Arsine di Piero Busso di Donnas. L'allevatore ha anche occupato il terzo quarto posto con Suri insieme a Moteila, peso massimo di 750 kg dell'azienda agricola Verney di Gressan. In seconda categoria sono invece state ammesse alla finale regionale Borga della società Le Borettaz di Gressan, a cui è andato il Bosquet, grazie alla vittoria sull'Ingera di Marco Demoz di Chalant-Saint-Anselme. Al terzo posto Buisson di Davide Michelet di Chambave ed al quarto Monella della società Borettaz. Terza categoria, al primo posto si è classificata Prudence di Aldo Verselin di Fontainebleau davanti ad Indiana del compaesano Nello Giraud a Pinson di Heraldo Nones di Pont Saint-Martin e Ribella di Attila Joly, anche lui di Pont Saint-Martin. La successiva eliminatoria si terrà domenica 29 marzo a Saint-Marcel. Con quest'ultima notizia si chiude questa settimana di Alpi 7, appuntamento al prossimo mercoledì. Arrivederci.